un esercizio di calcolo di equilibrio, verifica e analisi della stabilità intorno ai punti di equilibrio e da ultimo linearizzazione intorno a una delle qualsiasi posizioni di equilibrio delle equazioni del moto, è qui rappresentato in figura. Il sistema è costituito da un'asta AB vincolata all'estremo sinistro attraverso una molla all'origine degli assi, di lunghezza 2L, con il baricentro G, quindi in mezzeria dell'asta, vincolata a traslare orizzontalmente, infine con un momento esterno antiorario applicato, orario. L'asta si sta muovendo in senso antiorario secondo un angolo teta. È evidente che le due coordinate lagrangiane del sistema sono la x di G, che chiameremo poi solamente x, e l'angolo teta, che chiameremo teta. Come al solito si parte scrivendo le coordinate geometriche di punti, ben inteso, dei quali ci serva eventualmente la velocità o la posizione. Allora, partiamo dal punto A. Questo che vedete è l'angolo teta tra verticale e asta, dunque anche quest'altro è l'angolo teta e dunque il segmento orizzontale è L sin teta, quello verticale L cos teta. Dunque, che coordinate ha il punto A? Ha le coordinate x a cui sottraggo L sin teta lungo la scissa. È esattamente L cos teta come ordinata. Quindi, tra l'altro, questo è il punto, ma essendo l'origine, per definizione 0, 0, queste sono anche le coordinate del vettore A meno O ci interessa ai fini dell'allungamento alias accorciamento della molla. Certamente un altro punto di interesse è il punto G, che giace sull'asse delle ascisse, dunque ha come ordinata 0 e come ascissa proprio x. Vediamo un attimino l'applicazione del teorema dell'energia a questo sistema. Allora, l'approccio è infinitesimo. Il lavoro delle forze esterne più il lavoro infinitesimo delle forze interne di tipo dissipativo più il lavoro delle forze interne di tipo non dissipativo e dunque conservativo è uguale alla variazione di energia cinetica. In questo caso siamo in assenza di attriti e quindi le forze interne dissipative sono nulle. Inoltre, le forze interne di tipo conservativo, essendo conservative, possono essere espresse come meno la variazione del potenziale dovuto alle forze interne. Quindi possiamo scrivere dL lavoro delle forze esterne uguale de della somma dell'energia cinetica più l'energia potenziale
dovuta alle forze di tipo interno, alle azioni interne, forze generalizzate, ovviamente. Ora, facendo un rapido balzo ancora, possiamo dire che in realtà il DL è cambiato di segno, la variazione di potenziale, di energia potenziale, dovuta alle forze esterne. E quindi in ultima analisi, o in prima analisi, o in terza analisi, o in terza media, o in quinta elementare, abbiamo che meno de V uguale a de dt più VI. Quindi il differenziale della somma dell'energia cinetica più l'energia potenziale dovuta alle forze interne più l'energia potenziale dovuta alle forze esterne è uguale a zero. Il che vuol dire, chiamando in unico V la somma delle energie potenziali interne e esterne, che è T più V è una costante. Parimenti, D di T più V è uguale a zero. Bene, questo differenziale esatto lo è rispetto ad ambedue le coordinate lagrangiane, che sono θ e x. Tra l'altro questo t più v è proprio la funzione di Lagrange. Quindi possiamo dire che la derivata rispetto a una qualsiasi di queste due coordinate, faccio l'esempio con teta, di t più v è uguale a zero. Bene, ma scrivere rende teta significa scrivere due contributi. Un primo contributo espressamente in de teta di t più v più un de in de teta punto, cioè de teta in de t per 1 su de t, ecco, quindi de in de t di de in de t di, ecco, vedete, si semplifica il t col t, anche se non è proprio una cosa bellissima. Di t più v, questo è uguale a 0, il che vuol dire che il de in de teta di t più v più de in de t di de di t più v in de teta punto uguale a 0. Questa è l'equazione della Lagrangiana. Vista da destra, da sinistra o dal centro, questa è. Tra l'altro, appunto, in questo modo è spiegato il discorso di T più V uguale costante. Tra l'altro, T più V uguale costante significa che dove l'energia cinetica è minima, l'energia potenziale è massima, dove dualmente l'energia cinetica è massima e minima l'energia potenziale. Ripeto, l'energia potenziale in questo caso comprende sia quella delle forze generalizzate interne, sia quella delle forze generalizzate
esterno.